Qui Radio Maria. Trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo arrivati, cari amici, al numero 341. Stiamo illustrando gli insegnamenti che ci vengono dalla Bibbia, in modo particolare dai primi capitoli del Genesi riguardo alla creazione. Non sono insegnamenti di carattere scientifico, ma sono verità che Dio ci ha rivelato per la nostra salvezza e che ci consentono di riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore e la sua ordinazione alla lode di Dio. Finora abbiamo messo in luce queste verità illustrateci dal testo biblico, innanzitutto, che nulla esiste che non debba la propria esistenza a Dio creatore, ma tutti gli esseri, anche quelli che sono venuti alla luce dopo, attraverso una storia, che è la storia del mondo, la storia della natura, la storia umana, tutti si radicano nel momento in cui la parola di Dio ha tratto dal nulla il mondo, sia pure in stato germinale, stato seminale. Abbiamo visto, cari amici, che il mondo creato da Dio, proprio il mondo materiale, è buono e ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione, e questo naturalmente comporta da parte dell'uomo il rispetto per la bontà propria di ogni creatura e quindi impone all'uomo di evitare un uso disordinato delle cose che disprezza il creatore, e quindi comporta anche un rispetto dell'ambiente in cui Dio ha posto l'uomo a vivere, questo giardino che è la terra. Poi abbiamo visto nell'appuntamento di ieri come nella provvidenza di Dio tutte le creature materiali sono fra loro interdipendenti, come il sole per esempio è interdipendente con la luna, come il cedro, un grande albero, è interdipendente col piccolo fiore, come c'è un equilibrio meraviglioso nella natura, e quindi come è importante per l'uomo di non rompere questo equilibrio. Anzi, queste innumerevoli diversità disuguaglianze che ci sono nella natura stanno lì per darci un grande insegnamento, cioè che nessuna creatura basta a se stessa, e quello che è vero nel mondo materiale è anche vero nel mondo umano. La grande diversità degli uomini: non c'è un uomo simile a un altro, non c'è un uomo che abbia le stesse qualità di un altro, ognuno ha i suoi talenti, veramente ognuno ha una sua un suo destino, una sua vocazione e anche una sua ricchezza. Ogni uomo è una risorsa a sé. Ebbene, cari amici, però tutti fra loro interdipendenti, e quindi questo ha naturalmente ci ha portato a una conclusione come Dio valorizza tutte le opere della creatura, della natura, per cui per l'equilibrio generale, cari amici, tutto è necessario. Questo vale anche per la società, tutti vanno valorizzati, quindi la diversità è segno di ricchezza. A questo proposito mi è venuto in mente un'immagine, l'immagine del mosaico. Ebbene, Dio ha creato il mondo come un grande mosaico. Nessuna pietruzza è tale da poter raffigurare tutto il mosaico, e nessuna pietruzza può aspirare a diventare un quadro a sé. Voi pensate, in un mosaico, se una pietruzza volesse diventare un quadro a sé, farebbe ridere, perché ognuno porta in sé una piccola parte della bellezza di tutto il mosaico, ognuno porta in sé una piccola parte del disegno di tutto il mosaico. E una pietruzza, per essere valorizzata, ha bisogno di essere messa all'interno del mosaico, per cui
Ogni pietruzza valorizza le altre. E c'è bisogno di tutte perché il mosaico risulti bello. E cari amici, voi provate in un magnifico mosaico come quello, come quelli che si possono ammirare, per esempio, nelle bellissime basiliche a Ravenna. No, oppure un mosaico come quello che si può ammirare in tante altre parti d'Italia, non so, nella basilica meravigliosa di Santa Maria Maggiore, oppure a Monreale a Palermo. Ebbene, cari amici, voi provate in uno di questi mosaici meravigliosi a tirarvi una pietruzza, una sola, di quelle pietruzze dorate o azzurre che formano il mosaico, resta lì un buco che rovina tutto il mosaico. Vedete, cari amici, come questa immagine ci aiuta a comprendere come ogni pietruzza è necessaria, e se tu vuoi eliminare una pietruzza rischi veramente di creare una disarmonia grave. E questo vale per il mosaico, vale soprattutto per gli uomini oltre che per la natura. Quindi comprendere come la interdipendenza, la varietà, la ricchezza delle creature e anche degli uomini è voluta da Dio. C'è anche un'immagine più viva, se vogliamo, quella del corpo umano, cari amici. Il corpo umano, per essere bello, ha bisogno di tutte le membra. Voi prendete un corpo umano bellissimo, il più bello dei corpi umani, ma provate a togliergli il naso. Provate a mettergli un bellissimo corpo umano e tagliategli la punta del naso, cari amici. Vedete voi che quel corpo umano da bellissimo diventa bruttissimo. Vabbè, ma manca soltanto la punta del naso. Sì, manca la punta del naso, ma ha rovinato tutto il corpo. Vedete quindi come anche il corpo umano, per essere bello, per essere veramente bello, ha bisogno di tutte le sue membra. E questo è valido anche per il corpo della società, che deve saper valorizzare tutti, rispettare tutti, dagli anziani ai poveri, ai bambini appena concepiti. Tutti sono piccole pietruzze del grande mosaico della creazione, tutti sono preziosi agli occhi di Dio. E poi un altro insegnamento che ci viene dato dal libro del Genesi: abbiamo visto ogni creatura è buona, abbiamo visto tutte le creature sono interdipendenti, e poi il numero 341 prosegue dicendo che questa meravigliosa interdipendenza delle creature e bontà delle singole creature fa sì che l'universo nel suo insieme risplenda di bellezza. Cioè, uno degli insegnamenti fondamentali della Bibbia è che la creazione è buona, è interdipendente, ma la creazione è bella. D'altra parte, questo insegnamento direi che è presente in tutte le grandi filosofie, le filosofie, diciamo così, di grande spicco. D'altra parte, lo stesso Platone, uno dei primi grandi scienziati della creazione, uno dei primi grandi filosofi della creazione, Platone cosa diceva? Che in un certo senso lui aveva paragonato Dio a un demiurgo, cioè, come sapete, il concetto di creazione dal nulla è una intuizione che ci offre la Bibbia. Non è presente il concetto di creazione dal nulla in nessuna filosofia e in nessuna religione, se non quella biblica. E quindi nelle varie religioni del mondo, ma anche nelle grandi filosofie, Dio non è colui che ha creato la materia dal nulla, ma Dio è colui che ha plasmato la materia. Allora, questa attività plasmatrice di Dio faceva sì che, per esempio, Platone chiamasse Dio il demiurgo. Demiurgo vuol dire colui che plasma, no? Quindi la onnipotenza divina non consisteva nel creare le cose dal nulla, ma nel plasmarle. Anzi, secondo le religioni non cristiane, secondo anche le grandi filosofie, la materia sarebbe eterna, esistita va sempre come Dio, ma in uno stato di caos. Quindi all'inizio non è che c'era il nulla, come diciamo noi, ma secondo tutte le filosofie e le religioni che non affondano le radici nella Bibbia, all'inizio c'era il caos, mentre noi diciamo all'inizio c'era il nulla, e Dio ha tratto dal nulla le cose, mentre loro dicono che all'inizio c'era il caos eterno, la materia indistinta, esistente eternamente come Dio. Allora, in che cosa consiste l'attività divina? L'attività divina consiste, secondo queste filosofie, queste religioni, compreso l'induismo per esempio, consiste nel plasmare, nel trarre dal caos iniziale il cosmos,
il mondo bello. Infatti i greci sono i primi che hanno compreso, cari amici, che il mondo è cosmos, non è caos, che il mondo è bello. I greci sono i primi, già nel VII-VIII secolo avanti Cristo, che hanno chiamato il mondo col nome di cosmos. Anche noi lo chiamiamo il cosmo. Ma capite bene che la parola cosmo è la medesima parola con cui noi qualifichiamo i prodotti di bellezza, i cosmetici. Quindi cosmos vuol dire bellezza, ornamento, vuol dire ordine, vuol dire armonia. Allora Platone chiamava Dio con due titoli, primo titolo demiurgo, colui che con la sua potenza aveva trasformato il caos eterno dalla materia in cosmos, in bellezza, in ordine, e poi Platone chiamava anche Dio l'artista, perché secondo lui questo mondo era un quadro, un grande affresco meraviglioso, improntato all'ordine e all'armonia. Ebbene, cari amici, queste menti pagane, con la loro luce naturale dell'intelligenza, hanno colto un aspetto reale del mondo. Cioè il mondo, cari amici, è veramente ordine. Il mondo è veramente armonia. L'ordine e l'armonia fanno la bellezza. Questo è un punto molto importante, cari amici, che la Bibbia sottolinea, che è presente nelle filosofie e nelle religioni non cristiane, che viene ribadito fortemente da Paolo e che è un punto cardine anche del pensiero cristiano. Perché, cari amici? Perché se è vero che esiste una rivelazione soprannaturale, che è appunto quella contenuta nella Bibbia, nella quale Dio ci rivela delle verità superiori alla nostra ragione e che noi accogliamo con l'assenso della fede, quindi se è vero che esiste una rivelazione soprannaturale, è anche vero che esiste, come dicono già i primi padri della Chiesa e come dicono anche molti teologi contemporanei, io questo lo prendevo sui banchi di scuola da un grande maestro che era il padre René Latourel della Università Gregoriana, che insegnava appunto, ci insegnava la rivelazione, e il padre René Latourel sottolineava questo aspetto molto importante, che esiste una rivelazione naturale. In che cosa consiste la rivelazione naturale? Consiste nella rivelazione che Dio fa di se stesso attraverso l'ordine e l'armonia del mondo. Cioè questo mondo, così come Dio l'ha creato, col suo ordine meraviglioso e con l'armonia che lo contrassegna, questo mondo che è cosmo, che è bellezza, noi abbiamo più volte sottolineato il meraviglioso ordine del mondo che è sostenuto da leggi straordinarie. D'altra parte, chi è il fondamento della scienza sono proprio le leggi che Dio ha impresso al mondo, perché in che cosa consiste la scienza? La scienza consiste nello studio delle leggi che ci sono nella materia. Se Dio avesse fatto un mondo, com'è un po' la società italiana, con leggi, diciamo così, fatte a raffica, migliaia e migliaia di leggi che però poi nessuno osserva, è chiaro che non potremmo più parlare di ordine, ma Dio è un legislatore serio. Ha posto delle leggi che la materia osserva perfettamente. E quindi, proprio perché questo mondo è fondato su leggi infallibili, è possibile la scienza. È il modo con cui Dio ha creato il mondo a rendere possibile la scienza. Proprio perché Dio ha creato il mondo con ordine supremo e ha creato il mondo in modo tale che la materia obbedisca infallibilmente alle leggi che lo reggono, proprio per questo è possibile la scienza. Comunque, sono temi che abbiamo già toccato, ma quello che mi preme toccare questa mattina è un altro tema, ed è proprio la rivelazione naturale di Dio attraverso il mondo. Attraverso il mondo si rivela Dio. E si rivela Dio alla ragione umana. Qualsiasi mente umana che non sia offuscata dalle passioni, dice Paolo, nella lettera ai Romani, qualsiasi mente umana, qualsiasi intelligenza umana, come d'altra parte testimonia la storia della cultura, la storia dell'arte, la storia della filosofia, quante menti umane
che pure non conoscevano il cristianesimo e non conoscevano quindi la fede, sono pervenute a riconoscere il Creatore. Come hanno fatto, cari amici? Hanno riflettuto sulla bellezza e l'ordine del mondo, che rivela Dio. Quindi, il mondo rivela Dio. O come diceva Platone, la bellezza del quadro ti rivela chi è l'artista. Perciò, noi dobbiamo usare questo argomento, che è molto importante, cari amici, perché non tutti sono pronti a fare il passo della fede. Molte volte, prima di fare il passo della fede, hanno bisogno di riconoscere, prima di pervenire, diciamo così, alla rivelazione soprannaturale e quindi di accogliere la parola di Dio nella fede, molti hanno bisogno di un passo precedente che precede quello della fede, e cioè il riconoscimento con la ragione umana, con l'intelligenza umana, dell'esistenza di Dio, della sua sapienza, della sua onnipotenza, attraverso la bellezza del mondo, l'ordine del mondo e l'armonia del mondo creato. Questo è un argomento, a mio parere, che è molto importante oggi, in un'epoca in cui di ateismo, in un'epoca di scientismo, dove evidentemente si vuole usare della scienza per metterla contro Dio, il che è una cosa abbastanza ridicola, si deve usare questo argomento, cioè che esiste una rivelazione naturale di Dio che viene fatta attraverso il mondo e attraverso la contemplazione dell'ordine e dell'armonia del mondo creato, l'uomo può pervenire a cogliere la bellezza infinita del Creatore. Ecco perché c'è anche una religiosità naturale, cari amici, perché tutti gli uomini, dotati di quella luce del Verbo che è l'intelligenza umana, una luce naturale del Verbo che splende in ogni uomo che nasce, bene, tutti gli uomini sono in grado di percepire l'esistenza di Dio attraverso l'ordine e l'armonia del mondo, e questa è certamente una base importante per la evangelizzazione. È una base importante anche perché non è una fola dire che Dio esiste, non è un'idea fissa dire che Dio esiste, non è una verità per bigotti o per vecchierelle dire che Dio esiste. È certamente il frutto dell'esercizio corretto della ragione, che vede nell'ordine e nell'armonia del mondo creato l'esistenza del Creatore. E quindi l'esistenza di Dio è il frutto dell'esercizio corretto della ragione. La esistenza di Dio è il frutto dell'esercizio corretto della scienza. L'esistenza di Dio è la conclusione della percezione della bellezza, perché un artista vero, perché evidentemente c'è una intelligenza che vede l'ordine, cari amici, ma c'è anche un cuore che vede la bellezza. E quindi affermare che Dio esiste significa semplicemente avere esercitato la ragione che coglie l'ordine del mondo e avere il senso artistico innato, avere un'anima artistica che ti porta a percepire la bellezza straordinaria di questo mondo. E quindi possiamo dire che la negazione di Dio in fondo è la negazione del corretto esercizio dell'intelligenza e la negazione del senso artistico. E quindi credo che dovremmo di più, cari amici, sfruttare quello che Dio ha messo a disposizione nostra, cioè oltre alla rivelazione soprannaturale, anche la rivelazione naturale di Dio. Dio si rivela nella natura. Dio, attraverso l'ordine e l'armonia della natura, manifesta la sua sapienza, manifesta il suo senso della bellezza. E quindi anche coloro che non sono ancora pronti per ricevere il Vangelo possono certamente essere indirizzati verso Dio attraverso l'ordine e la bellezza del mondo. O comunque, cari amici, noi possiamo sempre dire che la nostra fede non è un salto nel buio, la nostra fede ha sempre come base la rivelazione naturale di Dio attraverso la natura. Ecco, dopo questa premessa possiamo allora leggere il numero 341
che dice: l'ordine e l'armonia del mondo creato risultano dalla diversità degli esseri e dalle relazioni esistenti fra di loro. L'uomo le scopre progressivamente come leggi della natura. Esse sono oggetto dell'ammirazione degli scienziati. La bellezza della creazione riflette la bellezza infinita del creatore. Deve ispirare il rispetto e la sottomissione dell'intelligenza e della volontà dell'uomo. Siamo arrivati, cari amici, al numero 341, pagina 101. Stiamo parlando del mondo visibile, il messaggio della Bibbia al riguardo, specialmente dei primi due capitoli del Genesi che ci parlano della creazione. Ebbene, cari amici, per quanto riguarda il mondo visibile abbiamo visto alcune grandi verità che ci vengono spiegate dal libro e dalla parola di Dio. Innanzitutto che non esiste nulla che non debba la propria esistenza a Dio creatore, anche se poi c'è una storia del mondo, però tutto parte dalla parola di Dio che ha tratto da nulla. Abbiamo visto che ogni creatura, anche materiale, ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione, quindi tutte le creature vanno rispettate. Abbiamo visto, cari amici, come le creature sono fra loro interdipendenti, e questa interdipendenza, questo bisogno che le creature hanno l'una dall'altra, per cui nessuno basta a se stesso, è un grande insegnamento anche per come organizzare la vita sociale, dove tutti siamo membri gli uni degli altri, come dice Paolo. Poi abbiamo visto, cari amici, come l'universo esprima ordine e armonia, e come tutte le creature siano come tessere di un mosaico meraviglioso, che ci dà poi tutto insieme la misura di questa bellezza straordinaria che è la creazione. Ogni creatura riflette in qualche modo la bellezza infinita del creatore, ma tutte insieme alla creazione, col suo ordine, con la sua armonia, è una rivelazione di Dio. Ecco, eravamo arrivati qui e vorrei continuare un momento il discorso, cari amici, sottolineando l'importanza di mettere accanto alla rivelazione soprannaturale, anzi di metterla sotto, come primo gradino, anche la rivelazione naturale. Questo è un dato ormai presente chiaramente nella teologia ed è un dato molto importante perché in qualche modo ci aiuta a recuperare anche le religioni non cristiane nel loro valore, che è un valore certamente limitato, ma è un valore vero. Ora, il cristianesimo, cari amici, come religione, ha origine dalla rivelazione soprannaturale. Cioè Dio che prende l'iniziativa di parlare agli uomini. Da qui inizia la storia della salvezza, che inizia con naturalmente la chiamata di Abramo e poi tutta la storia della salvezza del popolo ebraico, l'incarnazione del Verbo, la storia della Chiesa. Come vedete, e abbiamo già visto ampiamente, la religione ebraico-cristiana è una religione rivelata, cioè dove l'iniziativa è di Dio, il quale rivela se stesso e, rivelando se stesso, cammina con noi e ci conduce alla salvezza. Ora, solo il cristianesimo, almeno questo è il punto di vista della nostra fede, solo il cristianesimo è una religione rivelata, nel senso di una rivelazione soprannaturale. Dio parla, l'uomo ascolta e aderisce. Il Verbo si fa carne in Gesù Cristo e coloro che credono e lo seguono, appunto, costituiscono la realtà della Chiesa. Allora, nel senso di rivelazione soprannaturale, possiamo dire che soltanto il cristianesimo
è una religione rivelata. E quando noi diciamo che soltanto il cristianesimo è l'unica religione vera, non vogliamo dire, cari amici, che tutte le altre religioni siano false e che tutte le altre religioni non contengono dei frammenti di verità. Vogliamo dire semplicemente, quando diciamo che il cristianesimo è la religione vera, che essendo il cristianesimo fondato sulla parola di Dio, anzi sulla parola di Dio che si è fatta carne, essendo il cristianesimo fondato su colui che ha detto io sono la verità, noi diciamo che soltanto il cristianesimo ha la pienezza della verità. Cioè non ha alcune verità, ma ha tutta la verità. Che cos'è tutta la verità? È il verbo fatto carne, è la persona stessa di Gesù Cristo. Perciò noi diciamo che il cristianesimo è una religione di origine divina, perché colui che l'ha fondata è Dio, fatto uomo, Gesù Cristo. Diciamo che il cristianesimo è una religione di origine soprannaturale, perché è basata sull'iniziativa di Dio che parla all'uomo. Diciamo che il cristianesimo è l'unica religione vera, perché all'origine, a fondamento del cristianesimo, c'è la parola di Dio, c'è colui che è la verità fatta carne. Affermando questo, cari amici, non vogliamo privare di qualsiasi valore anche quelle che noi chiamiamo le religioni umane. Ora spiegheremo in che senso le chiamiamo le religioni umane o di origine umana, distinguere dal cristianesimo che è di origine divina. Quando noi diciamo che il cristianesimo è di origine divina, vogliamo dire che il suo fondatore è Dio fatto uomo. E quando affermiamo che le altre religioni sono di origine umana, vogliamo dire che coloro che le hanno iniziate sono semplicemente degli uomini. Ecco cosa voglio dire. Ora, a me preme mettere in evidenza, cari amici, in questo, in questa riflessione, la distinzione netta che c'è fra il cristianesimo e le altre religioni, ma mi preme anche sottolineare come anche le altre religioni abbiano un loro valore, e mi preme sottolineare anche qual è il motivo per cui hanno un valore. Bene, riflettiamo. Da dove nascono le altre religioni? Bisognerebbe, cari amici, fare un po' di eccezione per l'Islam, perché l'Islam, data l'esperienza esistenziale di Maometto, data la sua esperienza di vita, l'Islam ha molto più agganci biblici di quanto non pensiamo. Cioè Maometto aveva conosciuto sia dei cristiani, i cristiani purtroppo erano dei gruppi eretici, però ad ogni modo, diciamo così, che potevano essere in qualche modo portati nell'ambito della fede cristiana, e soprattutto Maometto era a conoscenza degli ebrei, quindi l'origine dell'Islam va ricollocata più vicino alle fonti stesse dell'ebraismo e del cristianesimo. Cioè l'Islam deve molto alla Bibbia, in altre parole. L'Islam deve molto alla Bibbia, non è a caso che proprio alcuni luoghi santi dell'Islam sono i medesimi luoghi santi della Bibbia. Vedi il Monte Sinai, vedi Gerusalemme, vedi Hebron, eccetera, no? Ma se l'Islam merita un discorso a parte, nel senso che Maometto certamente ha attinto molto nella Bibbia, e certamente su questa religione ci sarebbe molto da riflettere per capirne in qualche modo qual è il suo significato nella storia della salvezza, però per tutte le altre religioni, siano esse dell'Oriente, del Grande Oriente asiatico, dal buddismo all'induismo, al shintoismo, al confucianesimo, siano esse le religioni dei popoli africani, siano esse le religioni dei popoli dell'America prima della conquista, ebbene, cari amici, tutte queste religioni da dove traggono origine? Forse dalla fantasia dell'uomo? Forse dal bisogno religioso dell'uomo? Ecco, Marx diceva che l'origine di tutte le religioni, compreso il cristianesimo, è dovuta al fatto che la creatura umana, sentendosi minacciata nella vita, ricorre a qualche potenza superiore che la possa aiutare, no? Ma una volta che ci sarà una società, secondo Marx, che avrà tolte queste paure, queste incertezze, e quindi che avrà risolto la strutturale fragilità dell'uomo nei confronti della vita e dell'esistere, certamente scomparirà la religione. Questa era la tesi di Marx. Difatti è scomparso il marxismo, ma la religione non è scomparsa in Russia. E allora, vediamo di comprendere invece meglio qual è la genesi
delle religioni che noi chiamiamo umane, che sono nati dagli uomini, forse che nascono da una proiezione psicologica dell'uomo, creatura debole, smarrita, bisognosa, che non riuscendo a risolvere i problemi da solo, allora si inventa un Dio, e questo è un po' la tesi dell'ateismo moderno. Secondo l'ateismo moderno, secondo le varie versioni dell'ateismo, che sono quelle del marxismo, sono quelle della psicanalisi, sono quelle il marxismo, l'ateismo moderno è un piatto che viene servito in tantissime salse diverse, l'una dall'altra. Però se c'è un'affermazione comune a tutte le forme di ateismo moderno è proprio questa, e cioè che secondo l'ateismo moderno tutte le religioni sono inventate dagli uomini, tutte le religioni sono una proiezione della creatura. In poche parole sarebbe l'uomo essere debole, fragile, essere malato, che si inventa Dio come il malato si inventa il medico, no? Allora sarebbe in qualche modo la creatura a creare il creatore, lo crea nella sua fantasia, lo crea nella sua mente. Perciò, secondo l'ateismo moderno, tutte le religioni, compreso il cristianesimo, sono nate dalla fragilità e dalla debolezza, dalle paure, dalle angosce degli esseri umani che si rappresentano un salvatore. Basterebbe che la società fosse più sicura, che la società desse da mangiare a tutti, desse lavoro a tutti, che ecco che l'uomo diventa ipso facto ateo perché non ha più bisogno di Dio. Qualcosa di vero c'è, cioè che quando lo stomaco è pieno l'uomo non prega, no, perché l'uomo è ancora tanto animale. Però mi pare una descrizione dell'origine delle religioni molto, molto stupida. Molto stupida perché è molto stupida? Perché i grandi iniziatori di religione sono dei geni veri e propri, e quindi siamo di fronte a delle creazioni intellettuali e spirituali di altissimo valore. Non c'è dubbio che all'origine di tutte le religioni sono delle personalità fra le più alte che abbia mai avuto il genere umano. Pensiamo a personalità come Confucio, come Buddha, come Lao Tse, come i grandi saggi indù, come i grandi saggi delle religioni africane. Quindi quello di attribuire la religione, la nascita della religione, alla creatura che geme, che ha paura, mi sembra abbastanza ridicolo. Non guardo in faccia la realtà. La realtà è che i grandi iniziatori di religione sono dei geni veri e propri, altro che storie. Sono dei grandissimi uomini. Sono fra i più grandi uomini che ha mai avuto l'umanità. A riguardo non c'è nessun dubbio. Non solo, ma tutta la storia delle religioni è la storia di geni altissimi sotto il profilo del pensiero e sotto il profilo anche della santità personale. C'è anche una santità fuori del cristianesimo, non c'è dubbio, sia pure più limitata, però c'è una grande santità anche fuori del cristianesimo. Buddha era un uomo di un ascetismo ammirabile. Nei nostri tempi basta guardare un uomo come Gandhi, un uomo certamente che aveva tratti di santità, sia pure naturale. Ebbene, cari amici, allora ci chiediamo, ma da dove è nata la religione allora? Lasciamo perdere il cristianesimo che ha un'origine di carattere soprannaturale dove Dio ha l'iniziativa, ma la religione è nata, cari amici, proprio in quello che il numero 341 del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma, e cioè la religione è nata dalla rivelazione naturale. Non c'è soltanto una rivelazione soprannaturale che è contenuta nella Bibbia. Dio ha rivelato se stesso nel mondo. Il mondo è bello. Il mondo è pieno di ordine. Il mondo è pieno di armonia. Dalla contemplazione delle bellezze del mondo, come dice il Catechismo, è stato ispirato negli uomini migliori, vedi i vari Buddha, i vari Maometto, i vari Lao Tse, i vari santoni indiani, proprio la bellezza stessa del mondo ha ispirato in queste grandi menti, in questi grandi cuori, il rispetto, la sottomissione dell'intelligenza e della volontà dell'uomo a Dio. Ecco da dove nascono le religioni che noi chiamiamo umane o naturali. Nascono dalla rivelazione di Dio nella natura. Nascono da quella bellezza che è il mondo, da quella armonia, da quell'ordine che è il mondo. D'altra parte anche noi
anche l'uomo più ateo di questo mondo, purché non abbia dei preconcetti, se va in montagna e ammira le bellezze della montagna, la maestosità del cielo, evidentemente sente nascere in lui che cosa? Il rispetto. Sente nascere in lui il senso della presenza di Dio nel mondo. Da qui nasce la religione naturale, dalla contemplazione della bellezza di Dio nell'ordine, nell'armonia, nella maestosità della creazione. E naturalmente non solo Dio si è rivelato nella natura, ma Dio si è rivelato anche nell'anima umana. C'è una luce naturale del Verbo che illumina ogni uomo che è in questo mondo. Cioè, l'uomo ha colto la presenza di Dio non soltanto nell'ordine e nell'armonia del creato, ma l'uomo di ogni tempo, specialmente i migliori degli uomini, hanno colto la presenza di Dio nell'anima umana, nella mente umana, nell'intelligenza umana, nella libertà umana, nella coscienza umana, in questo radar meraviglioso che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo, attraverso il quale noi percepiamo ciò che è bene e percepiamo ciò che è male. Quindi c'è una rivelazione naturale di Dio nel mondo, nel creato, fatto di ordine, di armonia, di maestosità e di bellezza. C'è una rivelazione naturale interiore di Dio nel cuore di ogni uomo. Allora, le religioni sono nate da questa percezione della divina presenza di Dio nella natura e nel cuore dell'uomo. Infatti dice il Catechismo, la bellezza della creazione riflette la bellezza infinita del Creatore. Quindi, attenzione, questa bellezza della creazione, sia per quanto riguarda la creazione materiale, sia per quanto riguarda la creazione dell'anima umana, questa bellezza riflette la bellezza infinita del Creatore. D'altra parte noi diciamo che l'anima umana è, soprattutto l'anima umana, è immagine di Dio. Ebbene, allora, questo ispira rispetto, sottomissione dell'intelligenza e della volontà dell'uomo. Ecco, cari amici, da dove nasce la religione. Non dalla paura, non dall'ansia, non dall'angoscia, non dai bisogni materiali, ma la religione, le varie religioni umane, o se vogliamo la religiosità naturale, nasce, è originata dalla rivelazione naturale di Dio. Dio che si rivela nella natura, Dio che si rivela nell'anima umana. Tutto questo fa sì che gli uomini migliori, e gli uomini migliori sono quelli che hanno dato origine alle varie religioni del mondo, hanno percepito la presenza di Dio e quindi hanno dato origine al sentimento religioso e alle forme organizzate di religione, basate appunto sul rispetto, la sottomissione dell'intelligenza e della volontà dell'uomo. Mentre il cristianesimo, cari amici, pur dando importanza a quella che è la rivelazione naturale di Dio, però ne fa soltanto un fondamento, quello che i teologi chiamano preambula fidei, ne fa soltanto un preambolo della fede, cioè la rivelazione naturale è soltanto l'anticamera del cristianesimo, o se vogliamo il primo piano della casa, o il pian terreno, mentre in se stesso il cristianesimo nasce da una rivelazione non più naturale, ma soprannaturale, cioè il Verbo che ha creato il mondo con infinita bellezza, ordine e armonia. Il Verbo che ha scritto le 10 parole della legge di Dio nel cuore di ogni uomo, il Verbo che illumina ogni anima, ogni uomo che viene in questo mondo, quel Verbo quindi che è all'origine delle religioni naturali ha parlato ad Abramo, si è fatto uomo in Gesù Cristo. Il cristianesimo è quindi frutto di questa ulteriore, più profonda e soprannaturale rivelazione del Verbo. Quindi c'è anche, vogliamo dire, cari amici, una certa unità fra le due rivelazioni, quella naturale e quella soprannaturale. Quella naturale è soltanto un'anticamera, un preambolo, però è un gradino importante, che ha all'origine il medesimo Verbo, quel medesimo Verbo
che ha creato il mondo, quel medesimo verbo che ha creato l'uomo, no, è quel medesimo verbo che si è fatto carne. Quindi cosa dobbiamo dire di tutte le religioni naturali? Dobbiamo dire di tutte le religioni naturali che, nella misura in cui hanno qualcosa di vero, di bello, di buono, sono un'attesa della rivelazione soprannaturale, sono in attesa della verità tutta intera. Siamo arrivati, cari amici, al numero 342, stiamo dando un panorama delle verità che ci dice la Bibbia, in modo particolare i primi due capitoli della Genesi riguardanti la creazione del mondo visibile. Abbiamo già visto, cari amici, che la Bibbia non ci dà informazioni scientifiche per quanto riguarda la creazione, ma in quello esprime la mentalità dell'autore umano, che è un vero autore, anche se l'autore principale è lo Spirito Santo, quindi ha naturalmente il suo bagaglio culturale, che può anche essere diverso dal nostro. Le prime pagine della Bibbia ci danno, riguardo alla creazione, delle verità di carattere religioso, di carattere filosofico, se vogliamo. Innanzitutto abbiamo visto la prima verità fondamentale, che esiste nulla che non debba la propria esistenza a Dio creatore, cioè tutto va riportato all'atto con cui la parola di Dio ha tratto il mondo dal nulla, o la materia primordiale dal nulla. Poi abbiamo visto che tutto ciò che Dio ha fatto è buono, quindi ogni creatura ha la sua propria bontà e la propria perfezione, per cui anche noi dobbiamo evitare un uso disordinato delle cose e rispettare la creazione e l'ambiente in cui Dio ci ha collocato. Abbiamo visto che tutte le creature sono fra loro interdipendenti, la creazione è come un grande mosaico, ogni creatura una tessera di questo mosaico, e quindi nessuna creatura basta a se stessa. E questo vale anche sul piano sociale: tutti gli uomini, tutti i gruppi, tutte le culture formano un mosaico a lode e gloria del Signore. Poi abbiamo visto che l'universo è stato creato da Dio, evidentemente con grande genio, sapienza, genio artistico. E l'universo è una meraviglia, ogni singola parte dell'universo è una meraviglia di ordine e di armonia, e quindi noi possiamo ben dire che Dio si è rivelato nella sua creazione, perché nella sua creazione ha rivelato la sua sapienza, ha rivelato la sua intelligenza, ha rivelato la sua bellezza, ha rivelato il suo amore. E quindi abbiamo giustamente parlato di una rivelazione naturale di Dio attraverso la creazione materiale, e anche di una rivelazione naturale di Dio nell'anima umana, dove Dio ha, mentre nel mondo Dio ha stabilito le leggi fisiche, le leggi che reggono il mondo fisico, nell'anima umana Dio ha stabilito le leggi morali che governano il comportamento dell'uomo. E da questa rivelazione naturale di Dio sono nate le religioni. Infatti, dice il Catechismo, la contemplazione dell'ordine e della bellezza del mondo nasce nell'uomo il rispetto, la sottomissione dell'intelligenza e della volontà dell'uomo a Dio, e quindi nasce la religione naturale. Noi abbiamo visto quindi che tutte le religioni hanno un'origine da questa percezione della presenza di Dio nel mondo, della sua bellezza, della sua intelligenza, della sua grandezza, della sua bontà, e anche dalla percezione della voce di Dio nella coscienza. Da qui sono nate tutte le religioni naturali, eccetto naturalmente la religione ebraico-cristiana, che invece prevede una iniziativa soprannaturale di Dio che in qualche modo adempie, completa ed eleva la rivelazione naturale. Proseguendo nell'approfondimento, cari amici,
delle varie verità che sono insegnate nelle prime pagine della Bibbia, dobbiamo dire che non solo le creature sono tutte buone e che ogni creatura ha la sua bontà e la sua propria perfezione, non solo sono fra loro interdipendenti, ma c'è anche una gerarchia delle creature. E dice il numero 342, la gerarchia delle creature è espressa dall'ordine dei sei giorni che va dal meno perfetto al più perfetto. Dio ama tutte le sue creature, si prende cura di ognuna, perfino dei passeri. Tuttavia Gesù dice, voi valete di più di molti passeri. Lucas 12,6. O ancora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora. Matteo 12,2. Quindi, completa il numero 343, quindi l'uomo è il vertice dell'opera della creazione. Il racconto ispirato lo esprime distinguendo nettamente la creazione dell'uomo da quella delle altre creature. Allora, cari amici, questo fa parte dell'insegnamento fondamentale della Bibbia, cioè che c'è una gerarchia delle creature, ci sono delle creature meno perfette e delle creature più perfette. Infatti, questa disposizione delle creature nei sei giorni, noi sappiamo che ha una intenzione liturgica. L'autore sacro, nel disporre la creazione di Dio in sei giorni, per poi sottolineare che Dio si riposò il settimo giorno, vuole soprattutto inculcare negli ebrei il grande valore del riposo sabbatico. Tuttavia, questa collocazione della creazione in sei giorni, che è una collocazione, diciamo così, vi ho detto, di carattere liturgico, e quindi non reale, cioè non è vero che Dio ha creato in sei giorni, perché quando Dio incominciò a creare non esistevano neanche i giorni, no? Ma oltre all'insegnamento di carattere liturgico, cioè oltre all'invito a osservare il sabato, c'è anche un altro insegnamento, e cioè che le creature hanno una gerarchia di perfezione. Ci sono le creature meno perfette e le creature più perfette. Anzi, in questa disposizione dei sei giorni sembra indicare l'autore biblico una certa progressione dal meno perfetto al più perfetto. Difatti l'uomo, che è collocato alla fine della creazione, viene collocato alla fine proprio per indicare che è il più perfetto. Questa perfezione dell'uomo, superiore alla perfezione di qualsiasi altra creatura, viene quindi sottolineata nel collocare l'uomo al termine dell'opera creativa di Dio. In poche parole, alla fine il capolavoro dei capolavori. Questa superiorità dell'uomo rispetto a tutte le creature è anche sottolineata dal fatto che l'autore biblico, mentre di tutte le creature dice che sono buone, per l'uomo dice che è molto buono. Quindi mi pare molto importante questo dato fondamentale, e cioè che l'autore biblico insegna con molta chiarezza che l'uomo è il vertice della creazione, che l'uomo è la creatura più perfetta del mondo visibile, che l'uomo è quindi il viceré del mondo, in quanto viceré perché partecipa della regalità di Dio in questo mondo. Infatti, una delle possibili interpretazioni dell'espressione biblica che l'uomo è immagine di Dio, sapete che ci sono diverse interpretazioni di questa affermazione biblica, laddove si dice facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza. E diciamo così che questa affermazione ha molte possibili e tutte valide interpretazioni. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio in quanto, avendo lo spirito in ruà di Dio, è simile quindi a Dio perché ha un principio divino in sé. Quindi questa immagine e somiglianza riguarda la parte spirituale dell'uomo, ed è vero. Si dice che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio perché ha, in qualche modo, Dio ha associato l'uomo e la donna al suo potere creatore, in quanto ogni essere umano è
originato dalla collaborazione dell'uomo e della donna con Dio. Anche questo è vero, cari amici. Però c'è anche un'altra interpretazione sussidiaria, cioè complementare a queste, riguardante l'immagine e somiglianza dell'uomo rispetto a Dio. Cioè l'uomo è immagine e somiglianza di Dio perché Dio gli ha dato l'uomo la sua regalità da esercitare su questa terra. Quindi come Dio è re, l'uomo è immagine e somiglianza sua perché su questa terra detiene la regalità che Dio gli ha dato. Quindi l'uomo re dell'universo, o se vogliamo viceré dell'universo, in quanto soggetto a Dio. Quindi c'è questa visione antropocentrica, dice la Bibbia, cioè questa chiarissima percezione della centralità dell'uomo rispetto all'universo. E vogliamo dire quindi che l'autore biblico non si lascia affatto suggestionare da altri scenari culturali che vedono l'uomo in balia dell'universo, che vedono l'uomo un piccolo frammento dell'universo, che considerano l'uomo una piccola foglia sbattuta dal vento in mano a forze infinitamente più grandi di lui. C'è certamente anche una descrizione della creazione in visione molto più tragica, in cui non è afferrata l'importanza e la centralità dell'uomo, ma anzi e l'uomo viene visto come qualcosa di molto piccolo, di molto negativo, di molto marginale. Basti pensare alle antiche mitologie, alla mitologia greca, alla mitologia romana, alla mitologia indù, cioè tutte queste, anche la mitologia direi dei popoli africani o dei popoli delle Ande, no? Gli Aztechi, Maya, eccetera. A guardare bene, cari amici, non si vede in tutte queste mitologie, in queste religioni naturali, non si vede sempre con chiarezza, almeno in certe fasi del pensiero religioso naturale, non si vede con chiarezza la centralità dell'uomo. Direi che sono mitologie piene di mostri, piene di fantasmi, piene di terrori. Se voi è mai capitato andare in India a vedere dei templi indù, io l'ho visto in fotografie, perché mi è sempre molto appassionato questa riflessione, no? Non ho mai avuto la fortuna di andare in India, nel tempo né nelle disponibilità economiche, di andare in India a vedere i templi indù o anche i templi che sono rimasti degli antichi aztechi, che sono testimonio di una certa concezione del mondo delle religioni naturali. Voi vedrete questi templi, specialmente indù, le facciate di questi templi sono popolate da facce di mostri. Ma anche se voi andate, non so, a vedere le sculture dei templi che ci sono rimaste anche dall'antica Grecia, le sculture, anche le pitture, oppure anche dall'antica Assiria, voi vedrete tutte queste rievocazioni mitologiche popolate da mostri, da animali, da esseri che sono mezzi uomini, mezzi animali. In poche parole, sembra con evidenza l'espressione concezione del mondo in cui l'uomo è sperduto, è impaurito, si sente sbalottato in mezzo a forze terribili, in mezzo a forze negative. Mi viene in mente un autore moderno di cui si parla poco ma che è grandissimo, Franz Kafka. In alcuni suoi racconti, specialmente un racconto famosissimo, La Metamorfosi, in cui Franz Kafka in questo racconto presenta se stesso come un insetto, è stato trasformato in un insetto e vede il mondo dal suo essere insetto, da questa condizione esistenziale di insetto, no? E cari amici, questo messaggio di Kafka si ricollega al messaggio delle antiche religioni naturali, si ricollega ai mostri che noi vediamo raffigurati sui templi indù, o con gli esseri mezzi uomini, mezzi animali, mezzi draghi, qualcosa di mezzo fra l'uomo e l'animale che ci sono in certi fresi dei templi greci. Che mentalità mai è questa, cari amici? È una mentalità che non percepisce chi è l'uomo.
non percepisce l'importanza dell'uomo, non percepisce la centralità dell'uomo, non percepisce che l'uomo è il centro e il re dell'universo. Pensate come la Bibbia, cari amici, è limpida. Andate a leggere la prima pagina del Genesi, rileggetela tutta. Non è tutta piena di luce. Non ci sono mostri, non ci sono draghi, non ci sono terrori, non ci sono orrori, non ci sono angosce. È come se fosse passato un vento che ha spazzato via tutte le nuvole dalla psiche umana, che con occhio limpido contempla la bellezza del creatore, contempla la grandezza dell'uomo nella creazione. È incredibile se noi paragoniamo la chiarezza con cui la Bibbia presenta la grandezza dell'uomo, la sua centralità, la sua perfezione e tutte le creature ai suoi piedi, perché questi sei giorni, questi giorni in cui Dio crea le cose, e sembra una processione delle cose verso l'uomo. E tutto l'universo, tutte le cose dell'universo sono in processione verso l'uomo. E l'uomo è il centro, l'essere più perfetto, il re dell'universo. Questa era la concezione, cari amici, espressa dalla Bibbia nel VI-VII secolo avanti Cristo, quando altre culture, come quella indù, come quella greca, come quella maya, come quella africana, invece mettevano l'uomo in balia dei mostri dell'universo, l'uomo quindi in balia delle angosce, delle paure, di forze demoniache, di forze oscure, che popolavano i cieli, che popolavano i mari. La Bibbia ha spazzato via tutto questo, ha messo tutte le creature ai piedi dell'uomo, ha tolto dall'universo tutti i terrori, ha tolto dall'universo tutti gli orrori, ha tolto dall'universo tutti gli esseri partoriti dalla fantasia dell'uomo. Non esistono mostri nella Bibbia. Dio non parla, l'autore biblico non parla di mostri, se non rievocandoli in qualche salmo per dire che anche il Leviatano, il mostro dei mostri, è sotto la potente mano di Dio. Quindi la Bibbia ha spopolato lo scenario della fantasia umana riguardante la creazione da tutti i terrori, da tutti i mostri, da tutti gli esseri incroci fra uomini e animali. Sì, nella Bibbia qua e là c'è qualche rievocazione di tutto questo, ma per spazzarli via, per negarli, per sottometterli a Dio, anzi, per sottometterli all'uomo. Tutto è ai piedi dell'uomo, tutto è posto sotto i suoi piedi. E la meraviglia, lo stupore dell'autore del Salmo VIII, tutto è posto sotto i suoi piedi. Vorrei dire, cari amici, che chi più di tutti ha espresso questa meraviglia dell'uomo, questa perfezione dell'uomo, questo dominio dell'uomo sull'universo, questa serenità della regalità umana è proprio Michelangelo, quando ha scolpito il David. Andate nel Museo dell'Accademia di Firenze, cari amici, per vedere la copia originale del David di Michelangelo. Ebbene, il David di Michelangelo è l'uomo biblico, l'uomo che è creato al termine della creazione. Il Davide di Michelangelo è la perfezione della creazione. È l'uomo perfetto che guarda verso il gigante Golia senza paura, che guarda a tutti i terrori, a tutti i mostri dell'universo senza paura, li ha fuggiti tutti. Il Davide di Michelangelo è l'uomo che sa di essere il re dell'universo, ma nel medesimo tempo là c'è la fierezza ma anche la sottomissione, perché ha affrontato Golia, cioè i terrori dell'universo, i terrori dei mostri marini e celesti, li affronta nel nome del Signore. Il Davide di Michelangelo esprime tutta l'armonia, la calma, la sicurezza, la forza, la bellezza, la pace dell'uomo creato da Dio, Signore dell'universo. E sembra che il gigante Golia sia già ai suoi piedi prima di lanciare la fionda. Ecco, io ho sempre avuto questa nettissima percezione vedendo il David meraviglioso di Michelangelo. Lì vedo, perché Michelangelo è un grande cristiano, vedo la concezione cristiana dell'uomo,
la concezione biblica dell'uomo così come è presentata dal Genesi. L'uomo al termine della creazione. L'uomo l'essere più perfetto. L'uomo che ha le creature tutte ai suoi piedi. E tutte le creature create da Dio nei sei giorni sono una processione verso l'uomo. Sono in funzione dell'uomo. Ecco, cari amici, non diciamo questo naturalmente per... Non diciamo questo per esaltare troppo l'uomo. Diciamo però che non è mai... Non si può non cogliere il fatto che Dio lo ha messo re dell'universo. Cioè la regalità dell'uomo sull'universo è molto importante per cogliere la sua centralità, e anche perché la regalità dell'uomo sull'universo è una profezia della regalità del Verbo fatto carne, della regalità di Cristo su tutto l'universo. Ebbene, cari amici, però non completerei il numero 342 dicendo che nonostante che l'uomo sia il centro dell'universo e che lui valga più di tutte le creature, ciò nonostante, cari amici, dice giustamente il Catechismo, citando il Salmo 145, il versetto 9, Dio ama tutte le sue creature, si prende cura di ognuna, perfino dei passeri, perfino delle formiche, perfino dei ragni, perfino delle zanzare. Cari amici, si prende cura di tutti. E noi vorremmo dire al grande Franz Kafka, che ha rappresentato se stesso come un insetto, e Dio si prende cura anche degli insetti, anche di quelli che ci danno fastidio. Ci prende cura di tutta la creazione con infinito amore, cari amici. Dio dà da mangiare anche a un lombrico. Si prende cura di un lombrico, lo dice la Bibbia. Mi dimenticherò forse di te, lombrico di Israele? Dio paragona Israele a un lombrico, un vermicello. Forse mi dimenticherò di te. No, che non mi dimentico di te. Non mi dimentico dell'lombrico, perché dovrei dimenticarmi di te? Dio ama tutte le sue creature, si prende cura di tutte, anche dei passeri, anche dei lombrichi, ma ci ricorda, voi valete molto più dei passeri, voi valete molto più dei lombrichi, quindi abbiate fiducia. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.